Buongiorno a tutti! Allora, oggi il consueto appuntamento della domenica. Oggi sarà un video più breve perché già ieri ho pubblicato la previsione per settembre, insomma, non vi voglio tediare, insomma, non voglio esagerare con la vostra pazienza, ecco. Poi lo so che mi seguite volentieri e anzi aspettate questo momento della domenica che piace moltissimo anche a me, però ripeto, non voglio non lo so, ho sempre paura che se sono troppo presente poi vi vengo a noia, ecco. In ogni caso, oggi vi faccio scegliere il mazzo. Abbiamo tutti oracoli per vedere le energie della settimana che comincia domani. Abbiamo Native Spirit Oracle Cards per il gruppo 1, l'oracolo visivo per il gruppo 2 e poi abbiamo le Life Design Cards 2.0 per il gruppo 3. Ovviamente cercate di scegliere assolutamente intuitivamente qual è il back che più vi attira. Se ve ne attira più di uno, non vi preoccupate, potete tranquillamente sentire una, due o tutte e tre le pile. Io vado a spostare pila 3 e pila 2 e lavoriamo con la pila 1. Allora, pila 1, vediamo le energie di lunedì e martedì, quindi domani e dopodomani. Spirit of Water, ok, quindi emozioni a go-go, questa carta ha dei colori veramente pazzeschi, emozioni a go-go, ma anche io vedo sempre l'acqua come purificatrice, come pulente, ok? Quindi questa carta a me dà sempre un senso sia di pace, di armonia, ma anche di purificazione. Quindi forse lascerete andare anche tutta una serie di pensieri che non vi aiutano. E ovviamente abbiamo l'acqua onnipresente, quindi mi viene da pensare che alcuni di voi potrebbero avere anche forti emozioni. Ovviamente parliamo di emozioni belle. Vediamo di vedere le energie di mercoledì e giovedì. Spirit Keeper of the West, ok, questa è una bellissima carta perché questa in realtà è una carta che si rifà un po' all'autunno, quindi a vedere un po' il punto della situazione, il raccolto, come è andato, che cosa abbiamo fatto finora. Questa è una bellissima carta perché secondo me si connette molto a Samhain, che è la festa di Halloween, e la festa di Halloween all'epoca era proprio la festa di fine estate, quindi proprio fare il punto della situazione su come era andata l'estate e come poter cominciare al meglio quello che è l'autunno. Quindi bellissime energie. Vediamo le energie di venerdì, sabato e domenica. Prayer Feather, bellissimo, e qua c'è proprio una connessione con le amicizie. Le piume sono le amicizie, ovviamente potrebbe anche essere una connessione assolutamente più spirituale. Abbiamo comunque un momento di preghiera, ma io la vedo proprio come connessione: connessione con gli altri, connessione con chi non c'è più, connessione con una bella energia, con un bello scambio, ecco, mi viene un bello scambio con le persone che sono intorno a voi, che ovviamente mi vengono le amicizie, ma potrebbe essere anche la famiglia, potrebbe essere anche la famiglia che vi siete scelti, quindi tutta una serie di energie di questo tipo, un bello scambio. Quindi che dire, una settimana sicuramente all'insegna del rinnovamento, se vogliamo, ma anche all'insegna dell'emozione. Qui abbiamo delle bellissime emozioni. Vediamo di tirare su un paio di charms per completare la lettura. Allora, gruppo 1, come andrà questa settimana per il gruppo 1? Come sarà questa settimana per il gruppo 1? Come sarà questa settimana per il gruppo 1? Ok. Niente, due stelle. Abbiamo due stelle, che simboleggiano per quello che mi riguarda proprio l'armonia, la connessione appunto con chi vi sta intorno. Era per lo più quello che leggevo da questa, da quest'ultima carta. Abbiamo due lettere, abbiamo la A e la D. E questo però lo sapete voi, ma queste due stelle bellissime non fanno proprio che confermarmi questa bellissima energia di armonia, rinnovamento, fede, voglia di stare bene, voglia di serenità, ecco, perché questa anche mi dà proprio quest'idea, questa voglia di serenità, questa voglia anche di stare un po' tranquilli, ma allo stesso tempo di stare in connessione con chi vi circonda. Quindi molto bene, gruppo 1, una bellissima stesa. Che dire, io vi auguro ovviamente la settimana più bella del mondo, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!
Allora, gruppo 2, se avete scelto il mio mazzo, l'oracolo visivo, allora vediamo come saranno le energie di questa settimana, partendo da lunedì e martedì, ovvero domani e dopodomani, vediamo cosa abbiamo. Scintille! Ah, non esce spessissimo questa carta, perché è proprio una di quelle carte che esce quando proprio, sapete quando si è all'apice proprio della felicità, no? Però quei guizzi che durano proprio poco, no? Quindi qua c'è proprio un momento emozionale, emotivo vostro che... Insomma, potrebbe succedere qualcosa che veramente vi fa andare il proprio l'animo alle stelle, quindi molto bene, questa è una carta proprio bella bella, anche in ambito amoroso potrebbe essere la scintilla emotiva, quindi insomma una bellissima carta, mi fa specie che anche nel primo gruppo era uscita una carta molto emotiva, molto emozionale, come appunto può essere la carta scintilla. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Abbiamo frequenze, ok, frequenze e niente, qua c'è proprio, potrebbe essere la sintonia con una persona, ma anche la sintonia con una situazione di un certo tipo, con sintonia anche lavorativa se vogliamo, però c'è proprio una bella energia, correlata con le scintille qua presuppone proprio un buon momento, una buona settimana. Vediamo l'energia di venerdì, sabato e domenica. Abbiamo il punto d'incontro. Niente, sono tutte carte che si riferiscono proprio a un buon momento, un buon incontro, una buona sintonia, una buona sinergia, anche questa parla anche tanto di compromesso, quindi potrebbe essere che, non lo so, stipuliate un contratto, un qualcosa che vi fa felici, comprate casa, non lo so, cioè proprio queste sono tre carte, questa è la felicità al culmine, questa è proprio la buona sintonia, la buona sinergia, questo è il compromesso storico, che dire, c'è proprio questo. Energia di base, quindi per alcuni di voi, io perché poi è una lettura generale ovviamente, però per alcuni di voi vedo proprio una settimana importante, una settimana dove appunto o stipulate un contratto buono, o trovate lavoro, o trovate l'amore, o insomma ci sono diverse chiavi di lettura, però c'è un'energia veramente molto molto buona. Che bello, che dire, va bene, tra l'altro 18, 8, l'8 è il numero comunque della stabilità, anche delle emozioni infinite, quindi insomma tanto 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 da leggere in questa stesa. Vediamo i vostri chance. Allora, gruppo 2, cosa succederà questa settimana per il gruppo 2, cosa succederà questa settimana per il gruppo 2, cosa succederà questa settimana per il gruppo 2. Tre charms, pochi ma buoni. E allora, stabilità, basamento, stabilità, state ponendo le basi per qualcosa di veramente importante per il vostro futuro, quindi appunto mi ritornano in mente le fondamenta di una casa, le fondamenta di qualcosa di importante, bellissimo, bellissimo. Abbiamo l'armonia, d'altronde il giallo anche qua c'è in tutte e tre queste carte, è proprio il guizzo, l'armonia, il fatto di raggiungere un certo tipo di armonia. E poi c'è la K, che però qua io non mi ci metto neanche, lo sapete voi cosa vuol dire, può essere un iniziale o un iniziale di persona, di luogo che magari vi viene in mente, però ripeto, questo lo sapete voi. Che bello, bellissimo, perché pochi ma buoni, cioè qua c'è proprio stabilità e armonia, che dire, che bello. Gruppo 2, wow, che settimanina. Fatemi sapere per favore se effettivamente sarà così per alcuni di voi, sono curiosissima di sapere cosa effettivamente realizzerete, e niente, io vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Life Design Cards 2.0, vediamo le energie di questa settimana. Allora, energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì, abbiamo Small and Slow Solutions, quindi piccole e lente soluzioni. Vediamo cosa dice la carta. Allora, iniziate con aspettative realistiche, prendete un piccolo passo, fate un piccolo passo verso il vostro goal, verso il verso il vostro obiettivo. Allora, dove è possibile che arrivi se vai, se desideri troppo o vai troppo veloce? Prova a trovare un modo di monitorare i tuoi progressi, così che puoi vedere
quanto lontano sei effettivamente arrivato. Quindi qua dice, non importa che ti muovi a piccoli passi, l'importante è muoversi fondamentalmente, però è anche una cosa, come dire, fai attenzione a quanto e dove stai arrivando. Probabilmente avete un obiettivo più grande e questo magari può far sì che vi sentite scoraggiati alle volte, ma a volte fare anche piccoli passi è sempre una buona cosa. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Feel sensations, ok? Quindi qua c'è un momento emozionale, guardate, la persona che si tocca il cuore, dove che questo cuore sprigiona queste onde molto belle. Vediamo qua cosa dice. Help moves to, stuck emotional energy, ok. Aiuta a muovere l'energia emozionale. Prendi dei respiri, dei respiri consci, connettiti col tuo corpo e descrivi le sensazioni che senti nelle varie locazioni, in particolare gola, cuore, stomaco e l'area pelvica. Il corpo è un gateway, è un cancello attraverso il quale noi facciamo l'esperienza del mondo. Quindi bellissimo, fate attenzione alle vostre sensazioni, fate attenzione alle vostre emozioni. Energie di venerdì, sabato e domenica abbiamo helpful and unhelpful patterns, scusate, ma oggi proprio in inglese e in italiano parlo una lingua che esiste solo in camera mia, abbiate pazienza. Helpful and unhelpful patterns, quindi patterns, motivi che aiutano e che non aiutano, quindi schemi che aiutano e che non aiutano. Allora, sii curioso riguardo al tuo sistema di pensare, di sentire, di comportarti. Identifica positive e negative tendenze. Puoi fare qualcosa di differente riguardo ai tuoi schemi improduttivi? Wow, qua ci avete tre domandine, tre carte molto interessanti. Quindi questa settimana sarà un po' sul ponderare, secondo me, quanto veloce muovervi, quanto emozionalmente investire e quali sono i vostri schemi. Quindi molto interessante. Qua però io leggo che avete degli obiettivi, quindi queste domande vi possono servire per realizzare, secondo me, i vostri obiettivi. Interessantissimo. Vediamo i chance, cosa dicono a riguardo. Allora, gruppo 3. Cosa succederà questa settimana per il gruppo 3? Cosa succederà questa settimana per il gruppo 3? Cosa succederà questa settimana per il gruppo 3? Ok. Beh, allora è uscito proprio il 3, che è l'imperatrice, e l'imperatrice si rifà all'abbondanza, alla fertilità. Quindi qua, secondo me, queste domande vi sbloccheranno delle idee, delle vie da intraprendere. Quindi molto interessante. Abbiamo i soldi, quindi c'è l'abbondanza. Abbiamo una figura amica. Abbiamo una figura amica e la serenità. Quindi in realtà i charms sono assolutamente positivi riguardo a queste domande che vi sono poste, che vi vengono poste, che vi verranno poste questa settimana, visto che si parla appunto della settimana che parte da domani. Però i charms sono assolutamente strapositivi. La balena poi rappresenta proprio la serenità. Abbiamo l'abbondanza, c'è anche lo smile. Che dire, gruppo 3. Sembra una stesa molto interessante. Fatemi sapere come andrà questa settimana. Io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!